Andiamo a fare la spesa con Valentina Grosso. Ciao Valentina. Ciao, ciao a tutti, è un piacere per me essere qui. Grazie per essere qui con noi di Fiorucci per questa nuovissima avventura, questo Tutto in Cucina che ha già riscosso tantissimo successo. Io sono emozionatissima perché non ho mai cucinato in una cucina che non fosse la mia, quindi condividere con tutti voi i miei piatti gustosi, golosi, ma anche fit, perché è una cucina sana, ma anche gustosa, perché sono una buona forchetta. Ecco, ricordiamo, ecco, che cosa fai nella vita, sei una mamma? Io sono una mamma, ho due ragazzi, ho due aziende, sono un imprenditore, mi occupo del settore bancario e del benessere, sono anche un coach del benessere. Ed è per questo che vi farò le mie ricette fit, perché essendo diciamo attenta alla sana nutrizione, mi piace anche fare dei piatti golosi, invitanti, ma anche dietetici, ecco. Andiamo a fare la spesa. Ci Assolutamente siamo sempre da Guglielmino in via P3, dove troveremo tutto quello che appunto è necessario per il tuo piatto. sì. Assolutamente, sono pronta. A dopo! Ciao. Ciao a tutti, benvenuti a Tutti in Cucina. Io sono Valentina Grosso e sono un coach professionista del benessere. Oggi vi delizierò con una delle mie ricette golose ma fit e bilanciate, il pollo arcobaleno. Allora, vi faccio un po' vedere gli ingredienti per fare questa ricetta, che è anche una ricetta molto veloce e pratica per tutte quelle persone che amano tenersi in forma, quindi stare attenti alla linea, ma amano la cucina golosa. Quindi faremo due fette di pollo, una zucchina, cavolo verza, mezza cipolla, sedano, peperone, carota, zenzero, è un pollo anche molto speziato, io amo tantissimo le spezie perché aiutano a far sì che il cibo sia più gustoso, ma sempre con poche calorie. Poi metteremo anacardi e mandorle, un po' di grassi buoni che aiutano sempre, olio di cocco e latte di cocco. Allora, iniziamo subito tagliando a julienne tutte le verdure. Io mi sono portata un po' avanti col lavoro e ho già preparato le ciotoline con tutte le verdure già tagliate a julienne. Mettiamo un po' d'olio di cocco nella nostra padella. Basta un cucchiaino. Non so se avete mai provato l'olio di cocco, è molto profumato. Tiene benissimo la cottura, quindi non si brucia e non fa fumo ed è anche un ottimo alleato per i programmi di perdita peso, in quanto l'olio di cocco aiuta ad attivare il metabolismo. Quindi mettiamo a riscaldare un po' di olio, affettiamo mezza cipolla rossa molto fina. Per fare un piatto ben bilanciato bisogna ricordare che si devono unire sempre tre macronutrienti: i carboidrati possibilmente integrali, le proteine magre e le fibre e i grassi buoni. Oggi nella nostra ricetta c'è tutto quello che un piatto bilanciato dovrebbe avere. Quindi l'olio di cocco è già abbastanza caldo. Mettiamo ad appassire la cipolla. Non posso farvelo sentire, ma già si sente un aroma molto speziato che l'olio di cocco dona ai piatti. Ne mettiamo un altro pochino. Per due persone va benissimo due cucchiaini di olio di cocco. Poi ovviamente raddoppiate le dosi se siete più commensali. Quindi iniziamo a mettere subito un po' di sedano, un
un po' di cavolo verza, tutte le verdurine le cuociamo insieme, un po' di zucchina genovese. Allora, per far sì che il nostro piatto non soffriga troppo, metteremo un goccino di acqua. Un po' di carote. Diamo un po' di colore, i piatti colorati sono anche più allegri. Un po' di peperoni tagliati, anche questi julienne. Il peperone col pollo si sposa benissimo come gusto. Lasciamo un po' appassire e nel frattempo tagliamo a piccoli pezzettini anche lo zenzero fresco. Questo dà un aroma molto esotico insieme al cocco. Chi ama viaggiare, io amo viaggiare e amo provare i cibi dei luoghi che visito. E solitamente nei luoghi orientali le spezie vengono usate tanto ed è lì che me ne sono innamorata. Poi le verdure colorate contengono tantissime vitamine e sali minerali, quindi oltre all'occhio anche il nostro corpo ne beneficia. Come vedete si appassiscono subito. Nel frattempo abbiamo messo a bollire, scusate, lo dimenticavo, il riso, quindi mettiamo l'acqua a bollire. E nel frattempo tagliamo il pollo a listarelle. Anzi, lo tagliamo a tocchettini, così è più pratico da mangiare. Allora, le verdure sono quasi pronte, basta dare soltanto una scottata veloce. Poi queste piastre a induzione, io non avevo mai cucinato con le piastre a induzione, devo dire che sono velocissime nella cottura. Un ottimo supporto per chi ha poco tempo per cucinare. Vedete le verdure come si sono appassite velocemente. Prepariamo un altro tegamino in cui andremo a scottare velocemente il pollo. Scottiamo il pollo a parte, poi lo uniamo di nuovo alla verdura. Un altro cucchiaino di olio di cocco. L'olio di cocco ha 1000 utilizzi. Io da quando l'ho scoperto lo uso sia per cucinare che per fare degli impacchi ai capelli, per esempio, quando ho le mani molto disidratate, in questi giorni che utilizziamo tutti tantissimo i disinfettanti, le mani sono sempre pulite e disinfettate, ma si seccano. E a volte un bel impacco di olio di cocco aiuta a reidratarle. Allora, soffriggiamo il pollo con l'olio di cocco, quindi anche qua un aroma delizioso, molto molto speziato. Mentre cuciniamo il pollo aggiungiamo le spezie. Allora, io metterò un po' di zenzero in polvere, un po' di curry, coloriamo questo pollo, un po' di cumino, non so se conoscete questa spezia, io la uso tantissimo, è davvero molto buona, insaporisce e dà quell'aroma orientale per chi ama questi sapori speziati. Io con queste spezie faccio di tutto, addirittura anche la panatura della carne, del pollo. Vedete il pollo come si colora per bene.
tagliato così a listarelle si cucina molto velocemente, quindi anche questo facilita nei tempi di cottura. Nel frattempo la nostra acqua che bolle possiamo versare il riso. Io utilizzo il riso basmati che ha basso indice glicemico e quindi evita un eccesso di picco di zuccheri nel sangue. Per due persone va bene circa 160 grammi, così facciamo 80 grammi a persona, una fetta di carne, un po' di verdure, il piatto è perfettamente bilanciato. Ma vedete, il pollo è quasi pronto e ora aggiungerò un po' di latte di cocco. Si crea questa bellissima cremina color senape. Non vi dico il profumo. C'è chi in regia sente questo profumo, vedo le facce inebriate. E ora ci prepariamo a impiattare anche in modo elegante. Io sono dell'avviso che anche se si cucina velocemente a casa per la famiglia, bisogna dare anche un colpo d'occhio a quello che si mangia, perché sono dell'idea che se l'occhio guarda una cosa bella, la mente registra che è anche buona. Quindi il pollo è pronto, la cremina si è addensata al punto giusto. E allora, adesso che il pollo è quasi pronto, mettiamo dentro anacardi e mandorle, che si ammorbidiscono leggermente, così restano anche un po' croccanti. Lasciamo insaporire un attimo. Nel frattempo sono passati 10 minuti, il nostro riso è pronto. Quindi io inizio subito a impiattare con il mio bel coppapasta e metterò il riso all'interno del coppapasta, così per dare una bella forma rotonda, cilindrica anzi. È bello anche separare un po' i sapori, i colori, e poi insomma ognuno li mescola a piacere. Sicuramente cucinare con un piatto che contenga tutto, carboidrati, proteine e verdure, è pratico perché hai tutto in un piatto, è veloce e sei sicuro di assicurare tutti i nutrienti al tuo corpo, perché non dobbiamo dimenticare che è importante dare sia i carboidrati che le proteine che le verdure. Non è vero che in una dieta bilanciata bisogna eliminare i carboidrati, assolutamente io non sono di questo avviso. Ecco qua il nostro bellissimo riso cilindrico. Mettiamo da questa parte il pollo con le spezie, il latte di cocco, gli anacardi e le mandorle. E dall'altra parte le nostre verdurine. Quindi, ricapitolando, abbiamo usato il cavolo verza, la zucchina, i peperoni, le carote, lo zenzero fresco, il sedano e la cipolla. Allora, a completare il piatto metto un altro cucchiaio di latte di cocco sul riso, due anacardi e due mandorle e un po' di colore con un po' di una fogliolina di prezzemolo. E il mio riso arcobaleno è pronto. Buon appetito a tutti, da Tutti in Cucina!